Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Eccoci qui con un nuovo video. Video haul di Shein, di cover per il telefono. Per chi mi conosce sa bene che io ho una malattia per le cover per il telefono. Per chi non mi conosce, ecco, ciao, sono Matilde, ho questo disturbo. Ce l'ho da quando avevo il mio primo iPhone, che è stato un iPhone 3GS, quindi potete immaginarvi le trasciate che ho comprato nel corso degli anni. E l'ho coltivata perché ho sempre avuto Apple come telefono e Apple ti dà la possibilità di avere tanti meravigliosi accessori, soprattutto cover trash, cover molto sobrie. E quindi diciamo che Apple è complice nell'alimentare questa mia patologia. Non sapevo che su Shein ci fossero delle cover, l'ho scoperto tramite alcuni video di ragazze americane e ho detto, ehi, perché no? Shein vende principalmente vestiti, capi d'abbigliamento a prezzi molto low cost, infatti la qualità fa un po' desiderare, però per le cover accessori spendi al massimo 5 euro e è il paradiso per me. Quando ho detto che è una malattia, non sto scherzando. Ognuno ha i suoi vizi, c'è chi fuma, c'è chi beve, c'è chi si droga. Io ho queste. 5 cover che adesso vi mostrerò. C'è chi magari non frega niente. A me è un argomento che mi piace veramente tanto perché adoro questi video di persone che fanno vedere dove comprano le loro cover, soprattutto perché in Italia ce ne sono veramente poche, sono più una cosa americana. E quindi volevo portarlo qui su YouTube perché magari c'è gente che è malata come me e gli può interessare. Non vi faccio vedere le cover indossate perché semplicemente io sto filmando con il telefono. Sì, avrei una fotocamera con cui filmare, ma paradossalmente la qualità è minore. Questo telefono fa dei video, delle foto della Madonna e quindi preferisco avere una qualità maggiore. E niente, quindi non vi riesco a far vedere le cover indossate sul telefono, ma penso che potete lavorare di immaginazione e capire quanto siano belle e meravigliose e fantastiche. E io dovrò disintossicarmi a breve. Oggi mi sento molto parigina, molto wee wee. La prima è questa. Allora, le cover sono tutte per l'iPhone 12 Pro e se riesco vi dico anche quanto le ho pagate, se riesco a trovare i link ve li lascio qua sotto nell'info box. Questa qui con tutte le peschine, trasparente. Cioè, sono tipo dei culi con un bocciolo sopra ed è bellissima, è troppo carina. E questa mi sa che l'ho pagata 3 euro, se non mi sbaglio. Questa. Non c'è neanche bisogno di spiegazione. Allora, sempre per chi mi segue e mi conosce un minimo, sa che un'altra delle mie malattie è lo stile country, lo stile cowboy, lo stile rodeo. Più che altro mi piacciono quelle di Shein perché comunque per il prezzo che hanno sono di buona qualità, sono in quella versione un po' semirigida e coprono comunque il bordo frontale. Questa l'ho pagata 2 euro, 3 euro. I prezzi purtroppo di preciso non me li ricordo, ma ripeto, vi lascerò il link qua sotto nell'info box. Questa qua, molto simile alla prima che ho preso il primo giorno che ho avuto il telefono, giusto per evitare che mi si sgretolasse subito nelle mani, con la particolarità però che ha questa lavanda sopra, stampata, perché comunque sono stampate, le fantasia, solito materiale, quindi un po' morbido, non troppo rigido. E con la lavanda sopra stampata. È già da qualche giorno che l'utilizzo e devo dire che resistono, non si grattano via, non si sporcano troppo, quindi bravo Shein, per ora stai facendo il tuo lavoro. E la lavanda è uno dei miei fiori preferiti, quindi yay! Questa penso sia la più trash. Mi è venuto un attimo di Elettra Lamborghini mentre le stavo scegliendo, tipo sì, Elettra Lamborghini si è impossessata di me.
ci sono tanti riferimenti a questo patterns. E sempre il solito materiale, mi piace che copra anche la fotocamera perché penso sia la cosa più delicata di quel telefono. E niente, viene sempre sui bordi di questo beigiolino maculato. Molto trash per quei momenti in cui mi sentirò nostalgica degli anni 2000. Ultima cover di Shein è questa. Anche questa molto carina, mi piace un sacco la fantasia, c'era in altri colori, in tantissimi colori, però sapete che per me i toni del marrone, beige, caffè sono i migliori. Ok, stesso concetto. E ha i bordi trasparenti, quindi ci sta, lascia comunque la bellezza dell'iPhone un po' trasparire. Unica cosa, non copre tantissimo sopra, cioè copre ma non come le altre, quindi nì, la metto magari quando non devo fare troppe cose perché sennò mi conosco, ho paura che succeda qualcosa al mio bimbo. E niente, questa è. Stracarina, soprattutto quelle di Shein, ve le consiglio se volete delle cover comunque che facciano la loro figura a livello di estetica, cioè non di protezione. Ovviamente se dovete andare a scalare l'Everest non andateci con questa, ma con una cover un po' più protettiva. Vi metto in aggiunta, anche se non sono di Shein, le altre due che ho. Vabbè, questa ve l'ho già fatta vedere prima, classica di silicone, normale, viola, lilla. Lilla, uno dei miei colori preferiti. E un'altra che ho preso dai cinesi sempre per proteggerlo un po' meglio, è quella che protegge di più secondo me fino adesso. Nera, opaca, sporca tra l'altro, vabbè, semplice, con il rilievo per la fotocamera. Tra l'altro io ci ho messo pure la protezione tipo di metallo, di alluminio sopra la fotocamera che vendono a parte perché voglio stare stra serena che se mi casca non si spacca, non fa niente. Questo copre tantissimo sui bordi, poi dentro è vellutino come quella viola, quindi fantastica. Se vi interessano video di questo genere, io ho fatto un ordine su Saramart, che per chi non lo conosce è tipo un AliExpress, di altre cover. Una mi è già arrivata, però aspetto che mi arrivino tutte perché comunque arrivano dalla Cina come Shein, quindi ci vuole il suo tempo. E vi faccio vedere anche quelle. Se vi interessano queste tipologie, io continuo a ordinarne e ve le faccio vedere perché a me ordinarle non costa nulla, anzi, lo farò comunque a prescindere. E è un bel modo, secondo me, per farvi vedere quali prendo io, dove le potete trovare, perché, ripeto, sono video che io trovo solo ed esclusivamente da ragazze americane. Quindi sì, se come me ci sono altre persone patologiche, posso mostrarvele e farvi vedere appunto dove reperire cover di questo genere che sono magari un po' più particolari, diverse dalle classiche nere, bianche, Apple, robe varie. In più sto aspettando un altro ordine di Shein, sempre per livello di accessori, però non cover, un'altra tipologia che non vi spoilerò e vi farò vedere anche quello. E sto aspettando, come avevo detto su Instagram, un ordine che ho fatto su TTDI. C'è il gatto che prova a entrare. Le cose non sono cambiate. TTDI, quello. E dove ho preso altre due lenti a contatto e vi voglio fare un video intero sulle mie lenti a contatto, dove le compro, come mi trovo, eccetera, eccetera, perché è un argomento che mi viene sempre molto richiesto su Instagram soprattutto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Au revoir!